Guglielmo Palazzani, mediano di mischia delle Zebre della nazionale italiana, è pronto a battersi con il Brive. Ciao Gullo, sei carico per la sfida con i francesi? Molto carico e speriamo di fare una bella prestazione dopo la partita con i Dragons, che è venuta una bella vittoria, e speriamo di ripeterci questo sabato contro il Brive. Come arriviamo all'appuntamento in settimana? Come avete preparato la partita? Penso che abbiamo lavorato bene, sicuramente con più positività, visto comunque il risultato di settimana scorsa, e quindi cerchiamo di affrontarla al 100% e appunto di ottenere i 4 o 5 punti. E quali sono i nostri punti di forza su cui puntare per superare i transalpini? Sicuramente sarà una partita fisica, quindi penso che la nostra mischia dovrà fare una partita di sacrificio e poi il resto viene da sé. Giocheremo a Calvisano, città dove sei passato prima di arrivare alle Zebre nel lontano 2013. Che ricordi hai degli anni trascorsi con la maglia giallo-nera? Beh, ovviamente è casa mia, dalle mie parti, quindi bellissimi ricordi di tanti anni passati lì in quel di Calvisano, e non vedo l'ora di essere là sabato per giocare questo match davanti a i tifosi appassionati, insomma, di questo sport. E tu che li conosci, come risponde di solito il pubblico del Pata Stadium a questi importanti appuntamenti? Beh, come ho detto, sono appassionati di rugby, che ogni volta che c'è una partita, sia del Calvisano comunque di rugby in generale, rispondono positivamente, e sono sicuro che saranno in tanti e numerosi a tifare per le Zebre. Tu, Gullo, sei il secondo centurione nella storia della franchigia federale ed hai totalizzato 130 presenze in 7 stagioni. Che consiglio daresti ad un giovane entrato da poco nello spogliatoio delle Zebre, che sicuramente ti vede come modello? Beh, sicuramente ci sono momenti belli e momenti invece un po' più difficili. Consiglio di continuare a lavorare e forse nei momenti difficili lavorare ancora più duramente per potersi guadagnare il posto in squadra e riuscire a giocare più partite possibili, insomma. Qual è invece il segreto della continuità nelle tue performance? Forse è proprio questo, nel senso che bisogna continuare a lavorare dove uno si sente, dove ha più lacune, e mai smettere di lavorare, essere sempre più sicuri di se stessi. Quindi questo è un po' il tuo più grande pregio, ciò che di positivo pensi che i ragazzi vedano in te? Penso proprio di sì. E sei reduce dal tuo secondo mondiale con gli azzurri, cosa hai tratto di positivo dalla tua esperienza in Giappone con la nazionale? Beh, penso che giocare un mondiale per un giocatore di rugby è il sogno di tutti, quindi sia arrivare a vestire la maglia della nazionale e come obiettivo finale appunto giocare un mondiale, e sono state esperienze veramente indimenticabili. E domanda un po' più tecnica: hai iniziato la tua carriera come estremo, poi hai iniziato invece a giocare come mediano di mischia. A che età è avvenuto il passaggio di ruolo e cosa hai portato di tuo della tua precedente esperienza da numero 15? Beh, diciamo che ovviamente prima di giocare 15 ho giocato tanti anni mediano di mischia, poi con Cavinato, che era il mio primo allenatore qui alle Zebre, è stato il mio primo allenatore qua, ho iniziato a giocare tante partite da estremo, che mi trovavo molto bene, mi divertivo proprio a giocare questo ruolo, appunto perché l'estremo è un ruolo dove sei molto libero di fare quello che vuoi, quindi esprimerti proprio al 100%. Il ruolo del 9 sei un po' più legato a seguire la palla, quindi sei un po' più vincolato, tra virgolette. Però sono due ruoli bellissimi tutti e due. Come ti trovi nel gioco di Coach Bradley e che valore ha per te avere un allenatore dei tre quarti come Alessandro Troncon, che è stato anche in passato mediano di mischia? Ma sono degli allenatori molto, molto tranquilli, molto disponibili, che lavorano sempre con il sorriso, e gli piace molto lavorare i dettagli, quindi in questo sport qui a questi livelli se non lavori i dettagli nei minimi particolari non vai da nessuna parte, insomma. Lanciamo un appello al popolo bresciano per venire a sostenerti e anche tutte le Zebre questo sabato.
venite in tanti a sostenere le zebre, ma ovviamente non serve dirlo perché sono sicuro che troveremo lo stadio pieno. Allora in bocca al lupo a Gullo, Guglielmo Palazzani e alle zebre.